Cala il sipario sulla seconda edizione del Christmas Village su un mese di eventi iniziato il 7 dicembre scorso che ha visto la partecipazione della popolazione. L'appuntamento clou è stato quello di sabato 6 gennaio con il concerto dei Nevi per Caso che ha richiamato in piazza della Resistenza di Praia a Mare tanta gente. A tracciare un bilancio di questo mese di attività è stato l'assessore al turismo della città dell'Isoladino Antonino De Lorenzo. Dai nostri microfoni sono stati anche anticipati i prossimi appuntamenti, perché dopo il successo del Christmas Village Praia non ha più intenzione di fermarsi. Un bilancio è d'obbligo, è un bilancio estremamente positivo, una progettualità che è alla sua seconda edizione, ha dato dei frutti importanti, soprattutto su cui ragionare per migliorare sul futuro. Questa sera c'è un grande evento, quindi un mix di quella che è la progettualità privata del Christmas Village con gli spettacoli del Comune di Praia a Mare. Qui c'è il concerto dei Neri per Caso, un gruppo particolare, l'abbiamo scelto proprio perché per aumentare quella che è appunto l'atmosfera natalizia, lo spettacolo Natale per Caso. La piazza ha risposto perché ci sono diverse migliaia di persone in piazza, quindi significa che abbiamo fatto una buona scelta. Questa sarà Praia per il 2018, il palco sarà in rosa perché partiamo da stasera per la programmazione del Giro d'Italia che vedrà Praia tra le città di tappa nell'11 e il 12 maggio del 2018. Noi abbiamo puntato tutto su questo concetto. La destagionalizzazione si fa con gli eventi, solo e esclusivamente con gli eventi, quindi flussi inaspettati e che prima non riusciamo a intercettare. Oltre a questo, naturalmente ci sta una stagione che inizia. Il prossimo appuntamento importante da un punto di vista scenico sarà il 22 gennaio perché ci sarà una manifestazione nazionale per il Giro d'Italia in cui in tutte le città di tappa illumineranno in rosa i monumenti e Praia parteciperà naturalmente. E partiremo poi con il Carnevale, altra grande tradizione che va avanti e si sta strutturando grazie all'Enjoy Praia. Altre cose in cantiere, quindi sarà un 2018 abbastanza ricco.